Oggi questo video è dedicato a fornire una risposta, o almeno a provare a fornire una risposta, alle domande circa la pedagogia giuridica, quindi il ruolo che possono avere i pedagogisti all'interno dell'amministrazione penale italiana. Nello specifico rispondo ai quesiti posti su un gruppo Facebook da parte di Marta, Lidia, Fiorella e Daniela che mi ha scritto in privato. La domanda fondamentalmente è riassumibile in come si fa a lavorare all'interno del sistema penale? Quindi un pedagogista che ruoli può assumere? Dunque, nell'affrontare questo quesito ho pensato di organizzare il discorso lungo due tematiche, estremamente pratiche. La prima nel rispondere ai ruoli, quindi cosa possiamo fare come pedagogisti, che ruoli possiamo assolvere. La seconda è con quale tipologia di contratto. Io sono un libero professionista, non lavoro per la gloria, come penso anche molti altri colleghi. Quindi, se devo fare un lavoro, come dalla definizione del codice di procedura civile, devo essere retribuito. Quindi affronteremo l'argomento tramite queste due direttrici. La prima cosa che affrontiamo sono i ruoli. Dunque, i ruoli rivestibili in veste di pedagogista sono quattro. Vedremo poi, ne parleremo anche per quanto riguarda gli educatori professionali socio-pedagogici, quindi i triennalisti in scienze dell'educazione. Ma partiamo con i pedagogisti. Il primo ruolo è un ruolo estremamente, come dire, pratico, esecutivo. Si tratta delle funzioni garantite dal DPR 448 dell'88, nello specifico l'articolo 28. Cosa dice questo articolo 28? Dice sostanzialmente che è possibile, nel caso dei minori non recidivi, introdurre una sospensione della prova, sospensione del processo emessa alla prova. Quindi cosa significa? Significa che il giudice affida ai servizi sociali il minore. Il minore a sua volta viene assegnato, molto probabilmente la consuetudine è questa, alla cooperativa che gestisce i servizi. Quindi il pedagogista cosa andrà a fare in questo caso? Andrà a svolgere tutte quelle funzioni alternative alla detenzione finalizzate al reinserimento del minore all'interno del tessuto sociale. Se questo processo va a buon fine, si arriva direttamente a un'estinzione della pena, quindi il minore non entra neanche nel circuito penale, non viene iscritto nel casellario giudiziario, viene proprio totalmente escluso. È una misura alternativa alla detenzione, ovviamente. Quindi questa è la prima delle possibilità. Come ci si lavora? Ci si lavora in questo caso, come detto, tramite cooperativa quasi sempre. È possibile anche in qualità di libero professionista, però nel mio caso è stato molto, molto raro. Io ho lavorato alcune volte con il 448 e l'ho sempre fatto tramite cooperativa. Quindi la prima opzione è questa. Ovviamente, essendo un contratto subordinato tramite cooperativa, il pedagogista o l'educatore professionale, perché in questo caso è possibile anche che il compito venga svolto da un triennalista, sarà sottoposto al contratto collettivo nazionale delle cooperative. Quindi sarà inquadrato con un livello D2 oppure con un E1 nel caso del pedagogista, se avesse anche dei ruoli di coordinamento. Adesso passiamo a trattare quei ruoli che sono più prettamente giuridici. Quindi forse anche quelli che stimolano maggiormente la fantasia e la creatività dei colleghi. Mi riferisco nell'ordine, al CTP, al CTU e al giudice onorario. Allora, partiamo prima di tutto a definire che cosa sia un CTP e un CTU. In entrambi i casi si tratta di un rapporto professionale di consulenza. Nel caso del CTP, l'acronimo sta a significare consulente tecnico di parte, nel caso del CTU, consulente tecnico d'ufficio. Cosa fanno queste due figure professionali? Che funzioni svolgono? E
da chi viene assegnato il mandato. Partiamo dalle funzioni del consulente tecnico di parte. Nelle note sotto troverete poi l'indicazione di legge, quindi l'articolo che ne determina la costituzione e le funzioni. Chi è il consulente tecnico di parte? Il consulente tecnico di parte è fondamentalmente un perito di una delle parti, quindi significa che lavorerà a stretto contatto con l'avvocato di una delle due parti. Evidentemente ci deve essere un contenzioso in campo per poter svolgere un CTP, una CTP. Qual è la funzione del consulente tecnico di parte? Fornire all'avvocato delle indicazioni che vadano a integrare e corroborare quelle del consulente tecnico d'ufficio, che vedremo tra poco. Quindi, chi assume il consulente tecnico di parte e chi lo paga? Lo paga la parte in causa. Quindi, se prendiamo il caso, ci sono due genitori che hanno in piedi un contenzioso per l'affidamento del figlio, l'avvocato dell'uno o dell'altra parte può richiedere l'intervento di un consulente tecnico di parte, un CTP, che produca una valutazione, quindi una perizia. Questa perizia verrà valutata prima dal consulente tecnico d'ufficio e poi verrà passata al giudice, che quindi deciderà riguardo alle sorti, ad esempio, dell'affido di questo minore. La tariffa. La tariffa ovviamente in questo caso è all'interno di una cornice libero professionale, quindi non esiste una tariffa, non esiste un tariffario e non esiste un contratto subordinato. Siamo all'interno di un orizzonte di lavoro autonomo, quindi il consulente tecnico di parte chiederà quello che ritiene adeguato, chiederà la propria parcella, che verrà pagata da una delle parti, quindi dal proprio cliente. È ovvio che in questo caso per svolgere questa funzione bisogna essere un libero professionista, quindi avere partita IVA, quindi fatturare e rientrare all'interno di tutti i dettami di una relazione tra professionista e cliente. Quali sono le caratteristiche del CTP? Prima di tutto deve avere un grosso bagaglio tecnico alle spalle, tecnico e metodologico, perché quello che lui scriverà ha un valore legale e soprattutto verrà vagliato in maniera molto precisa non solo dal CTP della parte avversa, ma poi anche dal CTU e dal giudice. Quindi, prima di avventurarsi in un terreno del genere, quello che vi consiglio è di rafforzare notevolmente le vostre competenze in quest'ambito. Dovete essere dei professionisti che hanno chiarissimo ogni concetto legato allo sviluppo del minore, alle relazioni genitoriali, alle competenze genitoriali. Spesso e volentieri vi verrà chiesto di definire le caratteristiche, le capacità e le competenze dei genitori. Quindi prima di avventurarsi in un ambito così delicato è bene studiare, studiare, studiare. Ora ci rimane a definire il ruolo e le funzioni del CTU. Abbiamo visto il CTP, vediamo il CTU. Ci sono delle differenze nette tra le due figure. Il CTU, consulente tecnico d'ufficio, è un professionista che deve redare una perizia, quindi una valutazione, direttamente chiamato dal giudice. Quindi, mentre nel CTP la relazione è libero professionale con la parte, quindi è la parte che ti paga, nel caso del CTU è il giudice che ricava il nominativo del professionista all'interno degli elenchi depositati in tribunale. Quindi c'è una procedura per iscriversi in questi elenchi, procedura che ovviamente vi indicherò poi nelle note sottostanti. Cambia, vi dico subito che cambia da tribunale a tribunale. Dovreste entrare nel sito del vostro tribunale di appartenenza, quindi del territorio di appartenenza, cercare all'interno delle voci presenti sicuramente nel menu CTU e iscrivervi, quindi mandare il curriculum, mandare tutti i documenti richiesti. Ovviamente dovete avere una fedina penale non pulita, immacolata, e il giudice da lì, da questo elenco, poi eventualmente vi chiamerà. Il CTU quindi è un professionista che nello svolgimento delle sue funzioni è un pubblico ufficiale, a differenza del CTP, che invece non lo è.
il CTU è tenuto a dire la verità, quindi non si può permettere di omettere particolari o di modificare ciò di cui viene a conoscenza, a differenza del CTP. Anche il CTP è tenuto a dire la verità, però, come dire, con un eufemismo, non tutta la verità. Essendo un perito di parte, può anche sottacere quelle nozioni o quelle notizie di cui viene a conoscenza che potrebbero danneggiare la propria parte. La funzione del CTU qual è? È fornire al giudice un parere professionale. Sarete chiamati in qualità di pedagogista a occuparvi quindi di processi di sviluppo o di tutti quegli ambiti inerenti alla pedagogia che possono essere di interesse all'interno di un dibattimento, ad esempio per l'affidamento di un minore, oppure in tutti quei casi in cui c'è necessità di una sospensione, di una messa alla prova, o in maniera, come dire, più estesa, rispondere a tutte quelle domande poste dal giudice. Il vostro mandato sarà proprio questo. Suonerà più o meno così: il giudice vi darà un documento con scritto, dica al dottor Cavagna se Pinco Pallino è in grado di, in maniera positiva e proficua, di esercitare le proprie competenze genitoriali nei confronti del minore, del proprio figlio minore, tal dei tali. Cosa farà il CTU? Vedrà senza ombra di dubbio le parti in causa, quindi eventualmente i genitori, sicuramente il minore. Dovrà farlo in che modo? Con delle tecniche, delle metodologie scientifiche assolutamente validate. Quindi, se nel caso della CTP, come vi dicevo prima, bisogna studiare, 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 nel caso del CTU bisogna studiare, studiare, studiare al cubo. Quello che voi fornirete al giudice molto probabilmente modificherà il corso di vita, di esistenza di un nucleo familiare, di un minore, di un genitore. Quindi non è un lavoro da prendere, come dire, a cuor leggero. Ogni tanto c'è questa idea che sia bellissimo lavorare nei tribunali. Lo è, probabilmente lo è, in molti casi lo è, ma è anche un lavoro estremamente delicato. Mette di fronte il professionista alle proprie carenze metodologiche e tecniche in una maniera macroscopica. Dunque, vi ho detto come funziona la sospensione del processo della messa alla prova, vi ho detto come funziona il CTP, vi ho detto come funziona il CTU. Anche nel CTU integro, ovviamente il rapporto è da libero professionista, quindi un rapporto autonomo. Cosa significa? Significa che anche in questo caso dovrete avere una partita IVA. Vi fornisco qualche informazione in più rispetto sempre al CTU. Si legge spesso e volentieri che per fare il CTU è necessario essere iscritti a un albo, far parte di questo, di quello, avere determinate caratteristiche. Allora, è vero, è vero. Per le professioni ordinistiche, quindi vi faccio un esempio a me molto affine, lo psicologo, è necessario aver superato l'esame di Stato e essere abilitati, quindi essere iscritti all'albo, nella sezione A dell'albo, quindi essere un laureato magistrale. Però per i pedagogisti, l'albo c'è? No. Se voi vi cercate qui, lì o là, non mi ricordo, una puntata di Storia di ordinaria pedagogia, che si intitola Leggi fantastiche dove trovarle, parlo proprio dell'albo, degli educatori. Non ce l'abbiamo. Cercatevelo, così insomma, se avete dei dubbi può essere interessante. Quindi, che si fa nel caso del pedagogista? Il pedagogista che vuole aspirare a fare il CTU, prima di tutto deve essere in possesso di tre cose. 1. La laurea magistrale in scienza dell'educazione o pedagogia. Vale anche il vecchio ordinamento perché è equipollente. Vale anche il vecchio ordinamento perché è equipollente. In questo caso vi rimando a un articolo che ho scritto e pubblicato sul mio blog. Lo trovate sotto www.pierpaolocavagna.it nella sezione blog, cercatevelo. Quindi, laurea magistrale. Iscrizione a una associazione di categoria. Quali sono queste associazioni di categoria? Ne trovate 4.000 in Italia.
Cosa vi consiglio io? L'app, Associazione Professioni Pedagogiche. Perché? Perché sono persone serie, perché sono persone competenti, perché sono persone collaborative. E, a differenza di molte altre associazioni, non sono arroganti. La presidentessa attuale è Anna Brigandì, ci mettete poco a trovarmi il sito in internet. Quindi, 1. Laurea magistrale. 2. Iscrizione all'associazione di categoria. Requisito numero 3. Per molti tribunali, non so se per tutti, però per molti, serve il possesso di almeno 3 anni di esperienza. Dove le trovate queste specifiche? Sempre all'interno del link del vostro tribunale. Entrate dentro e c'è tutta la modulistica. Quindi, organizzatevi un bel curriculum in formato europeo, datevi al copia e incolla e presentate domanda. E adesso è arrivato il momento di parlare del giudice, altra figura pressoché mitologica all'interno delle fila dei colleghi pedagogisti. Giudice di che tipo? Ovviamente non siamo laureati in giurisprudenza, quindi sarà un giudice onorario. Come ci si arriva a questa carica così fantasmagorica? Ci si arriva tramite una domanda, prima di tutto. Allora, c'è da premettere una cosa: il fatto che la magistratura si divida in togata e onoraria è un qualcosa che la Costituzione italiana prevede all'interno del proprio statuto. L'articolo 102,3 dice proprio: partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia. Vi faccio un elenco brevissimo delle cariche onorarie che un cittadino italiano con determinati requisiti può rivestire. La legge numero 57 del 2016 e il decreto legislativo 116 del 2017 indicano proprio le tipologie di magistrati che possono svolgere le funzioni onorarie. Ovviamente nelle note sotto vi inserirò tutti i riferimenti di legge, in modo che possiate andare a leggere direttamente voi. E questa è una cosa che vi consiglio fortemente. Qualsiasi ambito della pedagogia giuridica voi vorrete intraprendere, dovrete essere sempre molto aggiornati. La legge non ammette ignoranza. Quando voi andrete a lavorare in campo penale, non dovrete essere al 100%, dovrete essere al 110%. Quindi, vi dico le funzioni onorarie. Giudice di pace, giudice onorario del tribunale, vice procuratore ordinario, esperto del tribunale per i minorenni, esperto della sezione di corte di appello, giudice ausiliario della corte di appello, esperto del tribunale di sorveglianza, esperto delle sezioni speciali, esperto per i tribunali regionali delle acque pubbliche, eccetera, eccetera. Insomma, la magistratura onoraria è molto articolata e molto ricca. Nello specifico, cosa potremmo fare noi come pedagogisti? Probabilmente il giudice onorario del tribunale minorile. Poi il livello del tribunale lo decreterete voi. Se possa essere un tribunale ordinario, una corte di appello, vedrete voi. Quando vedrete voi? Al momento della presentazione della domanda. Dunque, in questo caso chi gestisce tutta la presa in carico dei giudici onorari è la Corte Superiore della Magistratura, il CSM. Hanno un sito, che è fatto benissimo, csm.it, e ogni 3 anni bandiscono un nuovo concorso per la magistratura onoraria. Cosa bisogna fare? Bisogna entrare anche in questo caso, bisogna autenticarsi, fare il login e produrre tutti i documenti che vengono richiesti. Cosa verrà valutato? Verrete valutati da un punto di vista dei titoli posseduti, eventuali seconde lauree o specializzazioni, le pubblicazioni, la vostra attività professionale. Sostanzialmente vi spulceranno tutto il curriculum per riuscire a essere accettati come giudici onorari. È palese che dovete avere un curriculum professionale decisamente solido, quindi dovete essere persone che possano eticamente e deontologicamente rivestire quel ruolo. Perché?
Perché il giudice onorario ha esattamente le stesse funzioni di un giudice togato, non è un giudice di serie B, fa parte esattamente della giuria come gli altri colleghi laureati in giurisprudenza, quindi di fatto determina delle sentenze, giudica realmente, non è una figura accessoria. Ogni volta che dico questa cosa mi viene in mente il giudice di De André. Se non conoscete la canzone, andatevela a rileggere, perché a rileggere, scusatemi, ad ascoltarla, perché è estremamente interessante da un sacco di punti di vista. Quindi, ricapitolando, tornando alla domanda iniziale. Ok, a questo punto avete tutto il ventaglio delle opzioni. Ve le ricapitolo. Nell'ambito della pedagogia giuridica potete fare quattro cose. 1. Sospensione del processo e messa alla prova. Chi vi dà lo stipendio? La cooperativa. Quindi dovete essere assunti con un rapporto subordinato. In questo caso siete in un ambito, come dire, extragiudiziale. Opzione 2. Consulente tecnico di parte. Voi andate a proporvi dall'avvocato di fiducia o dallo studio di avvocati. Gli portate il curriculum, vi presentate e vi rendete disponibili per eseguire delle consulenze tecniche di parte. La tariffa la decidete voi, la dovete concordare con l'avvocato e con le parti. Opzione 3. Consulente tecnico di ufficio. Chi vi chiama? Il giudice. Rapporto libero professionale, quindi autonomo, dovete iscrivervi nei registri, come vi ho detto prima. Opzione 4. Giudice onorario. Chi vi chiama? Consiglio Superiore della Magistratura. Rapporto da libero professionista, autonomo. Le tariffe. Questo è molto importante, non ve l'ho detto prima. Non vi arricchirete sicuramente. Vi verrà corrisposto un gettone di presenza di 100 euro se le sedute sono esclusivamente la mattina, di 200 euro se vi occuperanno mattina e pomeriggio. Insomma, se è un qualcosa che fate perché vi piace, vi dà, vi interessa, vi dà curriculum, è un ambito nuovo, fatelo. Se intendete arricchirvi, fate altro. A livello di corrispettivi economici vi dico che sospensione del processo e messa alla prova, contratto collettivo nazionale di 2, una miseria. Consulente tecnico di parte, se siete bravi e se il vostro avvocato è un buon avvocato, ci si possono fare un po' di soldi. Consulente tecnico d'ufficio, la tariffa viene determinata dal giudice e viene pagata dalle parti, quasi sempre è piuttosto bassa e vi pagheranno dopo mesi, mesi e mesi. Non buono se volete camparci. Giudice onorario, vi ci pagate la benzina, ok? Se il video vi è piaciuto, vi invito come sempre a iscrivervi al mio canale. Trovate la voce iscrivimi o qui o lì, non mi ricordo mai dov'è. E se il video vi è interessato davvero tanto, potete anche cliccare sulla campanellina. Questo farà sì che ogni volta che io carico un nuovo contenuto nel canale, voi verrete immediatamente avvisati.